Buongiorno a tutti, siamo al centro polivalente Pasqualino Gagliardi del Parco Peppino Impastato, questa struttura polifunzionale dedicata a questo giovane lametino, questo giovane calciatore lametino prematuramente scomparso. Questa struttura è stata realizzata grazie al piano di azione giovani, sicurezza e legalità, linea intervento 1 sport e legalità, iniziativa quadro il gioco legale, io gioco legale. Ci troviamo qua insieme a me Linda Mazza, la dottoressa Linda Mazza, che è coordinatrice e collaboratrice della cooperativa Malgrado Tutto, insieme alla mia sinistra invece Raffaello Conte, anche lui uno dei responsabili della cooperativa, per illustrare il progetto per la gestione dei parchi urbani. Prego. Salve a tutti. Allora, è da poco che abbiamo sottoscritto il contratto in merito alla gestione dei parchi urbani, ed esattamente il Peppino Impastato, il 25 aprile, e il Parco Mastroianni. Ci tenevamo in modo particolare ad illustrare alla comunità di Lamezia Terme quelli che saranno i nostri progetti per realizzare quella che è la finalità. Finalità che verrà illustrata in maniera più puntuale da Raffaello Conte, che conoscete praticamente tutti. La cosa che noi tenevamo a sottolineare è il fatto che noi non abbiamo pensato al bando come un qualcosa di unitario, ma ci siamo appoggiati ad altre associazioni, partner, che sono ben 14. Alcuni di loro oggi, per motivi lavorativi, impegni pregressi, non possono essere presenti. Ne sono presenti solo alcuni, successivamente si presenteranno da soli. La cosa che noi volevamo sottolineare in maniera pregnante e forte è che noi abbiamo pensato al bando parchi come un'orchestra, dove il direttore dirigerà ogni singolo musicista secondo quello che è il brano da eseguire, che illustrerà tranquillamente Raffaello. Bene, grazie Linda, è stata perfetta. Buongiorno Raffaello, anzitutto. Buongiorno. Questo lo dovremmo avvicinare, altrimenti siamo in una zona un po' ampia e tecnologia quindi spettacolare. Esattamente. Raffaello, ci puoi illustrare questo nei dettagli questo progetto che sta Ma prendendo più piede? Nei dettagli vorrei sottolineare una cosa che è di estrema importanza. L'estensione dei parchi che noi abbiamo in Lamezia, o quelli che noi gestiamo, che in questo momento sono 4, arrivano a coprire un'area di 100 ettari, perché noi abbiamo anche Parco Dossi. Io parlo della struttura parcheggiando ex AGEPA, che univa una cordata di associazioni che adesso è cambiata, con altri partner che praticamente forniranno appunto questi spunti nuovi per tutte le cose che andremo a fare. Però la città deve capire che una delle prime cose, cioè che tutto è un processo e uno scopo. Quello che noi andiamo a fare, che andremo a fare, spero, nell'unitarietà di tutta la città e non solo di chi fa partner delle associazioni, appunto deve essere questo, cioè noi dai parchi vogliamo dare un segnale alla città perché tutto venga rinnovato, venga fatto nuovo, venga avanti il bello, venga lo sport sostanzialmente, tutto quello che sono anche cose nuove che io per esempio nemmeno conosco, no? Sono sport che quando ero piccolo io, ma assolutamente non ci sono più, ci sono altre attività, e noi questa ricerca la faremo, daremo spazio a tutti e a tutte le... ti faccio un esempio, voglio dire, molto semplice. Se noi per esempio al Parco Impastato, come ben sapete, frequentatissimo d'estate, per alcuni sembra che sia la panacea per fare investimenti, soldi, cosa che invece noi vogliamo assolutamente evitare, perché
noi abbiamo vinto una gara al ribasso dove il gioco forse abbiamo voluto averla così, nel senso che è così interessante la gestione dei parchi, il verde è quello che noi comunque facciamo come cooperativa per la città, e da lì abbiamo messo in campo il fatto che vogliamo da questo momento aggregativo rilevare tutta la città, far vedere il bello, far vedere, perché i parchi, voi mi insegnate, sono semplicemente, sostanzialmente, un incontro fra tutta la città. Certo. E quindi quello che bisogna mediare, che è la cosa più difficile, è proprio questo. Ci deve essere benessere, divertimento. Addirittura noi stiamo cercando di capire il colore verde, se ha di essere verde islandese o verde irlandese, se i parchi devono essere con l'erba tagliata a 3 cm, sembra un'assurdità, ma noi partiamo da queste piccole cose, o dal rispetto profondo anche degli alberi, della flora e della fauna, specialmente al Parco d'Ossi, voglio dire. Certo, no? Soprattutto... Parco d'Ossi è una nicchia che è stata lasciata per molto tempo nell'abbandono o nelle mani forse sbagliate, invece adesso è un posto meraviglioso dove noi preserviamo quasi mille tipi di alberi differenti, che Catanzaro, voglio dire, col Parco della Biodiversità non se lo sogna. Ma anche lì, voglio dire, come al parco dove adesso verranno investiti, parco impastato, dove verranno investiti 500.000 euro perché si riprenderà il polifunzionale, tutto quello che era, insomma, no? Quindi era centro d'ascolto, era unità aggregativa, si faceva teatro, c'era addirittura una televisione dentro. Sì. Si riprenderà quest'area qua anche del pallone, perché voglio dire, ha dato grande respiro anche questo fatto di avere quest'ulteriore possibilità di dare spazio a giovani, ad associazioni. Ma altri progetti addirittura prevedono una piscina da fare all'interno del parco impastato. Per poi parlare anche degli altri parchi, voglio dire, il 25 aprile, che come dicevo prima, quell'altra associazione che fa parte del nostro gruppo, in effetti sono due parchi, perché i ponti non sono inagibili, ma chiaramente questo processo e scopo di cui dicevo prima, questi parchi in un modo o nell'altro prima o dopo si apriranno. Per cui anche là è inventive, voglio dire, l'associazione Parco Mastroianni con Cesare, con Maurizio Carnevale e gli altri stanno dando una bella... Una grossa mano. Una grossa mano, ma sostanzialmente è una novità anche a fare le cose, no? Noi abbiamo il problema dei parchi e c'è questo problema serissimo che è stato fino a poco tempo fa, questo del vandalismo, quello di... Noi abbiamo, per esempio, al Parco Impastato abbiamo coinvolto tutti questi ragazzini, queste ragazzine, no? E addirittura, vi faccio un esempio banale, noi trovavamo sempre i bagni, sempre scritti, no? Sempre quelli scritti di qua. Abbiamo detto a tutti quelli che erano qua, andate nei bagni e scrivete quello che volete. Quindi se tu vai nei cessi o bagni a dirsi voglia, ci sono tutte quelle scritte. Ce ne sono così tante che non sanno che ne scrivere. Quindi voglio dire, no? Motivi e cose nuove, oppure per esempio per i bambini, io ieri ho fatto un appello che hanno... Questi bambini piccolissimi che appena vedono una biciclettina senza sì, pedali... Ci pigliano a quelli che arrivano, dammela a me, e sembra che mamme, per dire che questo fatto di poter partecipare, di fare in modo che tutto sia gioia, deve essere anche creato. Perché certo. Altrimenti le squadre, paradossalmente, che sono squadre, e io penso a De Coubertin, come si chiama? Quello, sì, Pierre De Coubertin, che diceva l'importante è partecipare. Dire, partecipare, eccetera, eccetera, ma qua, voglio dire, evitare di finire ammazzate, un passo potrebbe diventare molto breve, insomma, no? E invece questa ricerca di serenità, di saper fare, insomma, quello che noi vogliamo fare. Sicuramente le proposte potrebbero essere tante, saranno tantissime. Sopra 100 ettari si può mettere dal trekking alla corsa con le biciclette, allo ciclocross, non so, ai percorsi Ebert, ai parchi Robinson, quello che vogliamo.
Cioè, svariate sono le attività che si potrebbero fare. Guarda, c'è un entusiasmo a fare le cose. Io purtroppo ho gli anni che ho, se ne avevo una trentina in meno, avremmo visto l'Edellandia, oppure magari no. Però già quello che noi abbiamo è di una ricchezza enorme, cioè quando uno viene qua e vede il verde comunque, che stiamo comunque portando avanti con grandi sacrifici, perché noi abbiamo vinto una gara con 60.000 euro annuali per tutte e tre i parchi, no? Sicuramente noi non prendiamo i soldi dei parchi per far lavorare le maestranze nostre, ma da altre parti. Per cui voglio dire, i ragazzi che lavorano qua, che voi vedete anche in alcune parti delle strade, pur non avendo una convenzione per fare il verde, però poi i ragazzi, questi qua che sono venuti, molti sono venuti con i barconi, ormai sono da 8 anni con noi, assunti, pagati, specializzati in tree climbing, cioè riescono a salire sugli alberi nella massima sicurezza, ma poi un lavoro che loro lo fanno in 2 giorni, magari altri ci mettono mesi, voglio dire, voi avete visto esempi di stradoni, cosa la mattina in 2 giorni. Quindi sostanzialmente questa cordata, questo incontro qua è un inizio per fare tante altre cose, quindi con gli altri degli altri gruppi ci vediamo assieme, vediamo. Noi dovremmo Ancora adesso diciamo. Mo c'è il problema COVID, sono aperto il dialogo, dialogo è aperto, ma voglio dire, si comincerà a ballare, si comincerà a stare assieme, la musica, cioè non è solo lo sport di questo stanzone grande qua, no? Voglio dire, ma su tante altre cose. Quindi io non so cosa devo dirti di più. No, ma sei stato già abbastanza esaustivo. A Catania quindi... erano cose miglie, chi? È stato... Sì, esatto. Adesso direi di dare la parola alle associazioni che sono presenti quest'oggi, così da portare la loro testimonianza. Vogliamo iniziare da Gennaro, va bene? Che è il primo che mi ritrovo. Ok. L'avvocato Rubino per gestistica... Cestistica alla Lamezia 2.0, ok. Secondo me è da catapulto. Salve a tutti, buonasera. Io sono Gennaro Rubino, vicepresidente della Cestistica Lamezia 2.018. Noi facciamo attività di mini e basket, quindi siamo dal mese di settembre qui al Parco Peppino Impastato, cercando di portare quello che insomma sono le nostre competenze nella materia del mini basket, visti i trascorsi dei soci insomma fondatori tra campo e panchina in qualità di giocatori e di allenatori. E quindi grazie all'associazione Parcheggiando siamo riusciti anche a instaurare questa collaborazione per fare questo progetto appunto di mini basket anche con finalità di inclusione, quindi per permettere anche a bambini che magari non hanno grandi possibilità di potersi cimentare in questo, insomma, in questo sport. Perfetto, grazie, gentilissimo. Adesso vorrei invitare Santino Cittadino della Volo Virtus Pink Volley Lamezia. Se sbaglio i nomi correggetemi perché... Corretto. Buongiorno a tutti, io sono Sante Cittadino, rappresento in questo momento le due società di pallavolo maschile e femminile, Pink Volo Lamezia e Volo Virtus Lamezia. Noi abbiamo presentato in fase di presentazione del bando di concorso il progetto con grazie alla collaborazione, alla possibilità che ci ha dato Raffaello Conte, la malgrado tutto, di sviluppare questo progetto di inclusione con corsi di pallavolo, corsi per i ragazzi disabili, ginnastica dolce per gli anziani, e stiamo cercando di portare avanti, grazie anche alla riapertura di questa struttura, tutte queste attività qua. Facciamo corsi di pallavolo ovviamente dai settori giovanili fino alle prime squadre, la femminile partecipa alla serie D, la maschile partecipa alla serie C e giocheremo le partite in questa struttura qui. Ripeto, cerchiamo di portare avanti questo progetto di attività motoria dal momento che
vista la situazione, l'attuale situazione delle strutture. C'è un gran bisogno di, e c'è anche una grande richiesta di partecipare a questa attività, perché la gente ha bisogno di muoversi. Bene, grazie ancora. Grazie a voi. Grazie. Presentiamo Cesare Gagliardi, che è responsabile dell'associazione Quelli che è il Parco. A un metro. Anche a due. Salve a tutti. Sì, io sono il presidente dell'associazione, del comitato cittadino Quelli che è il Parco. Siamo nati 5 anni fa, abbiamo lo scopo della salvaguardia, rilancio del parco stesso. Quando siamo nati chiaramente non c'era ancora questo progetto parcheggiando, a cui quando ci hanno sottoposto questo progetto globale, diciamo così, abbiamo aderito con entusiasmo, perché crediamo che le sinergie non possano altro che far bene alla città in generale, anzi ce ne fossero di più sinergie, saremmo ancora più forti. Noi abbiamo iniziato perché, come diceva Raffaello prima, la problematica del Parco Mastroianni è legata purtroppo al discorso dei ponti. Il parco è diviso obiettivamente in due parti separate, distinte e separate, perché questi ponti sono stati forse un po' con molta fretta chiusi per una supposta inagibilità che, vabbè, non entriamo nel discorso che purtroppo si trascina da più anni. Speriamo che, come più volte asserito dall'amministrazione, si riesca a riattivare i parchi. Nel frattempo non siamo stati fermi, perché al Parco Mastroianni qualcosa abbiamo creato, anche con il supporto di investimenti privati che ci hanno supportato in questo. La nostra idea è chiaro che tutti i parchi, dall'impastato 25 aprile al Mastroianni, hanno caratteristiche diverse, quindi hanno anche vocazioni diverse. Qui è un'area più pianeggiante, più predisposta per le attività sportive, ludiche e quant'altro. Il Mastroianni ha una conformazione diversa, c'è il fiume che passa in centro e quindi che divide il parco in due parti. E ciò non toglie che è più ridotto chiaramente come dimensioni rispetto all'impastato, ciò non toglie che un'attività sportiva anche lì si possa praticare e che a questo si possa unire però anche un'attività di tipo artistico, culturale, così come nel nostro piccolo abbiamo già fatto. La malgrado tutto, devo dire la verità, ci ha supportato non soltanto da adesso, ma anche prima che avesse ufficialmente i parchi, perché se non ci fossero stati loro negli anni avremmo avuto la selva oscura in quel parco, quindi il loro apporto è stato anche antecedente a quello che è stata l'ufficializzazione adesso della gestione dei parchi, per cui condividiamo totalmente quello che è lo spirito e il progetto globale. Chiaramente noi siamo a disposizione anche per dare una mano anche agli altri soggetti interessati, per tutto, idee, tutto quello che possiamo fare, e speriamo di riuscire ad arrivare a un optimum. Sarà difficile, però noi l'obiettivo è quello, poi quello che riusciamo a ottenere insieme, ben venga. Grazie a tutti. Sicuramente si otterranno dei risultati, visto che c'è la voglia di fare, e speriamo ci siano i mezzi. C'è un'amministrazione comunale alla quale ci possiamo e dobbiamo rivolgere, quindi sono convinto che riusciremo nell'impresa, perché i parchi sono poi la vita effettivamente della città. Quindi assolutamente. Grazie. Grazie ancora. Per finire volevo tornare alla dottoressa Linda Mazza. Allora, innanzitutto possiamo dire quali sono le altre associazioni che oggi non sono qua, non per mancanza di volontà, ma perché ovviamente sono i responsabili, sono impegnati in questo momento, sono al lavoro, quindi non avrebbero potuto, non sono riuscito ad intervenire. No, allora sono il Circolo Ippico Lametino, la cooperativa Media, la società ACD di calcio, che organizzerà ovviamente degli stage calcistici, organizzazione di eventi, formazione e organizzazione di tornei. L'associazione Lamezia Rifiuti Zero, che ci supporterà nella formazione sulla corretta gestione dei rifiuti e l'organizzazione della raccolta e smistamento della differenziata. Associazione sportiva dilettantistica di pattinaggio, la Pink Volo e la Volo Virtus l'avete conosciuta,
C'è la SD New Dance Village che ci supporterà per quanto riguarda gli spettacoli scusate, di promozione danza e spettacolo di intrattenimento, la parrocchia di San Raffaele, la mezza shopping, Casa del Consumatore Calabria che si occuperà della formazione su argomenti relativi all'educazione civica, al codice dell'ambiente e le isole ecologiche. SP Networking si occuperà per quanto riguarda il piano di comunicazione digitale, di web e di social media. Shonet SRL per quanto riguarda l'ideazione, produzione e organizzazione di eventi musicali e di altro genere culturale. La gestistica Lamezia l'avete già conosciuta. E vorrei specificare o sottolineare un altro aspetto, purtroppo alcune attività momentaneamente non le potremo svolgere perché ancora non ci è stata consegnata la struttura attigua al bar del Peppino in passato, in quanto come già sottolineavate in un altro articolo qualche mese fa, insiste un finanziamento di 500.000 euro che non gestiamo noi cooperativa malgrado tutto, bensì il comune di Lamezia Terme. Quindi attualmente ancora non ci è stato consegnato, speriamo che i lavori si svolgeranno nel più breve tempo possibile per poter svolgere quelle attività attinenti alla formazione ad alcuni tipi di spettacoli o attività che si possono svolgere al chiuso. Ci auguriamo che la pandemia ci dia un po' di tregua per poter portare avanti quello che è il progetto globale. Tengo a ringraziare tutti quanti della presenza e per il supporto che ci vorranno dare nel futuro. Grazie a voi. Bene, grazie a tutti voi e poi ci riaggiorneremo presto, spero, per eventuali evoluzioni del progetto. Grazie a tutti quanti, grazie Raffaello, grazie a tutti.